Il piacere è una sensazione fisica o emotiva? Direi entrambe, perché è anche molto emotiva, sia fisica che emotiva. No, è molto emotiva. Emotiva e fisica. Fisica. Emotiva. 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 Ma lo è sicuramente parte dal cervello, ma è assolutamente fisica. Emotiva, il piacere nella nostra testa, il più bel ricordo che abbiamo di quello che ci è accaduto col gusto. Quale tra questi aspetti le dà più piacere? Il cibo, il denaro, l'amore, il potere o l'ozio? Ma direi l'ideale è poter mixare un po' di tutti questi, perché uno da solo credo a me non darebbe il piacere assoluto. È una battaglia dura fra cibo e ozio, devo dire. Sicuramente il cibo è... In un momento di ozio. Assolutamente, oppure l'ozio successivamente mangiando. Un momento di cibo. L'amore. Potere. L'amore e il cibo. Allora, io direi l'amore, il cibo e l'ozio. Bene, un mix di tutte e tre. Mix di tutte e tre, esatto. L'amore. Dai, l'amore e l'ozio. L'ozio, l'amore, il cibo. Beh, dai, l'amore, via, siamo un po' romantici. In quale dei cinque sensi riconosce maggior piacere? L'udito. Sicuramente il gusto e sicuramente anche la vista. Tatto. Direi il gusto. Il tatto. Vista. Direi prima gusto e poi la vista, assolutamente. La vista. Il tatto. Vista. Gusto. Parto dalla vista. Dai, il gusto, visto che qua stiamo già per mangiare e bere, il gusto in questo momento è appagato. Benissimo, quindi assolutamente il gusto vince su tutto. Sì, beh, è la condivisione con le altre persone, è un luogo nel quale si può dare e ricevere e, diciamo, condividere insieme agli altri. Quindi meglio un piatto di pasta con gli amici piuttosto che una giornata in pieno ozio da soli. Assolutamente sì. E se invece io le proponessi una vacanza con gli amici, oppure con loro un bel piatto di spaghetti o una passeggiata al mare, quale cosa le darebbe più piacere? Vabbè, da buon italiano, dai, non si può rinunciare a un bel piatto di pasta, via. Una passeggiata al mare. Allora, oziare da sola no, di sicuro. La giornata al mare è competitiva, anche la pasta con gli amici può esserlo. Quindi anche un pochino di gusto ce lo mettiamo. Assolutamente. Assolutamente, senza nulla togliere agli amici, che sono sicuramente una grandissima fonte di piacere, però insomma un bel piatto di spaghetti è importante. Una passeggiata nel verde. Con gli amici fare un viaggio. Mettere a pari il piatto di spaghetti e una passeggiata al mare. Chi sono le persone con cui preferisce condividere i piaceri? Gli amici. Qual è la donna che le comunica di più il senso del piacere? Monica Bellucci.